Salve a tutti amici, sono Emiliano Babilonia, vittima di controllo mentale da 1250 giorni. Sto facendo questo video per dare anche una mia testimonianza attraverso il controllo mentale MK Ultra Italia e attraverso le frequenze delle armi ad energie dirette satellitari che immettono nel nostro cervello frasi, frequenze, rumori e voci. Sono dei simulatori neurali che interagiscono attraverso un'intelligenza artificiale che crea attraverso una sorta di manipolazione indotta all'interno dei centri nervosi e rimette delle frasi attraverso le nostre emozioni attraverso le nostre debolezze dirette all'interno dei centri nervosi. I video che susseguiranno dopo la mia introduzione fanno vedere che in Italia siamo tantissimi, oltre 5.000 persone affermate che sentono le voci, oltre 5 milioni di persone che hanno disturbi attraverso la narcolessia indotta diretta all'interno del cervello, attraverso la radioipnosi, attraverso le frequenze di manipolazione cerebrale, e molte persone stanno incominciando ad uscire allo scoperto. Stanno incominciando a farsi vedere sui video, mi stanno contattando attraverso l'email e stanno praticamente effettuando video, registrazioni audio, stanno andando in vari centri per essere aiutati, ma non dallo psicologo o dallo psichiatra, ma da persone come noi che ascoltiamo le loro problematiche attraverso le nostre esperienze di manipolazioni mentali, di torture, di frequenze, di lavaggi del cervello attraverso le voci sintetiche sparate dal satellite all'interno dei nostri condotti uditivi, all'interno della nostra pineale, all'interno del nostro circondariato del puntamento di localizzazione GPS in scanner GPS sintetico che opera sia in frequenza microonde che sia in frequenza a campo elettromagnetico, creando delle manipolazioni e dei disturbi dirette nei centri nervosi. L'ultima parte di questo video fa vedere un ragazzo che viene manipolato sotto la metropolitana attraverso le frequenze di manipolazione cerebrale. Incomincia a sentire le voci e incomincia ad urlare nella metro che ha paura, che non sa come risolvere questo problema e che le frasi, le frequenze e le interazioni neurali gli creano degli attacchi di panico con gravi patologie fisiche e psicologiche dovute alle armi ad energie dirette satellitari che attestano e collaudano all'interno del nostro cervello, all'interno del nostro corpo. Amici, uniamoci tutti quanti insieme e non vi dovete nascondere, ma dovete venire fuori e avere il coraggio di denunciare tutto quello che subite. Un saluto amici da Emiliano Babilonia, vittima del controllo neurale satellitare. La mia esperienza è un po' particolare rispetto a tante altre esperienze, perché in realtà io ho cercato questo contatto con le voci, ho colto questa esperienza come parte di questo percorso, per cui non l'ho vissuta come un'esperienza traumatica. Le voci che sentivo erano tre. Sì, generalmente non mi hanno mai dato né comandi, né minacce, né niente, assolutamente, erano come avere una parte saggia con cui si prende contatto, un po' come quando si medita e si va a cercare la parte profonda di se stessi. No, io non le vedo, ci sono persone che vedono le voci, io no, le sentivo solamente, le sento solamente, perché le voci parlano in modo simbolico spesso, e spesso ho visto nell'esperienza altrui di chi ha le voci negative, che sono molto connesse alle proprie emozioni, alla propria vita, esperienze di vita magari traumatiche. Anche come tutti gli eventi della vita forte, anche questa esperienza, accettarla è il primo passo, accoglierla come parte della propria vita, qualcosa che entra nella tua vita e cerchi di capire cosa farne al meglio. Beh, io l'ho iniziato a sentire durante l'infanzia, già da piccola, già all'asilo nido. Per 20 anni non ne ho parlato con nessuno, poi stavo male, ovviamente avevo perso il controllo della situazione, non mangiavo, non dormivo, non bevevo. E quindi ho deciso di rivolgermi al mio medico di base e da lì poi ai servizi psichiatrici.
Allora, ho accettato la mia esperienza, l'ho elaborata, l'ho integrata, l'ho compresa, gli ho dato un senso, ho dato un senso alla mia persona, perché quando entri nei servizi pensi di essere l'unica che sente le voci. Di gioia immensa, ho detto finalmente non sono sola in questo mondo. Può portare a questo disagio enorme, perché non ne parlano con nessuno, sono persone sole e non riescono a far emergere questa emozione. Ma semplicemente e difficilmente parlando con loro, costruendo un dialogo con loro, rimanendo con loro. In seguito a un coma ho cominciato a sentire delle voci di persone che parlavano, che non erano visibili, e quindi sento le voci da 25 anni. Non ho mai approcciato alla psichiatria, non ho mai preso farmaci. La prima voce mi ha detto: dai, ti è andata bene, stai tranquilla. Poi ho visto mia nonna. Beh, mia nonna era morta 10 anni prima, quindi tanto per dare un'idea di quello che è la destabilizzazione che avviene interiormente. Come una voce normale dove si sente un tono, una velocità, un'andatura, una cadenza, un ritmo, e soprattutto si può sentire se maschile o femminile. Ci sono voci anche comunque che si sentono interiormente, ci sono uditori che le sentono a livello di petto, a livello entro la testa, oppure dicono appoggiate alle orecchie. Che la mia prima reazione è stato il silenzio tacciuto per 3 anni a me stessa. La svolta è stata comunicare con le voci, cioè dialogare. A volte sono le stesse, a volte sono nuove. Nell'ambito di questo convegno vi sono delle persone che hanno totalmente perso il controllo, per cui o il familiare o il partner o il vicino di casa ha dovuto portare la persona in una struttura affinché questa fosse medicalizzata, perché è un'esperienza devastante là dove le voci sono comandanti, cioè ti danno 1000, 2000, 3000 comandi al giorno. Beh, condividere vuol dire accorgersi che come me ci sono tanti altri con problemi diversi, ma il comune denominatore sono le voci. Quindi inizialmente ti sembra di scoprire l'altro come un'isola e poi ti accorgi che c'è un arcipelago. Dio. Certo.